Ma io avevo conosciuto Katrina ancora prima, perché una volta mi trovavo sul set di un film che stava facendo Johnny Dorelli, allora suo marito, con mia mamma che era la scenografa di quel film. E io ancora credo di essere stata alla maturità, diciamo. Insomma, non avevo neanche cominciato questo lavoro. O se l'avevo cominciato da un quarto d'ora. E non potrò mai dimenticare, sul lago di Anguillara c'erano Johnny e Catherine seduti, lui leggeva il giornale e lei cercava di parlargli e lui stava affogato dentro il giornale, proprio non lo vedevi, era completamente nascosto, rispondeva per monosillabi, sì e no, anche qualche grugnito. Soprattutto grugnito. Ma era simpaticissimo. E lei parlava, gli Dei diceva bei grugniti. faceva domande e lui... sì. Ah, e lei continuava a parlare, lui niente, zero, con sto giornale aperto. A un certo punto, lei tranquillissima, prese, c'era un accendino Oh, e gli ha dato fuoco al giornale. Ma proprio! La classe non è altro. Aveva gli segnati. È vero, lei Colette ce l'aveva già nell'anima, lei avrebbe no, io ero lì presente, gli ha preso proprio, è stato un attimo poi, perché ti immagini un foglio di giornale che fa boom, così è stato, io credevo, io ancora se ci penso rido, ho detto ma questa donna è un genio, io voglio anch'io un giorno fare una cosa così. Sì, lui niente, così come lei gli ha acceso il giornale, lui se ne è fregato, cioè è stata una cosa indimenticabile, poi ha fatto così ridere.